Lei oggi lascia ufficialmente la guida del Palazzo di Vetro. In genere si dice alla presenza delle autorità politiche, militari, religiose, civili. In questo caso possiamo aggiungere grandi encomi, buona politica operata dal Presidente Ferro, le buone pratiche, grande disponibilità, un catalizzatore tra la politica e il popolo. In altri casi sarebbe stato un momento triste, in questo caso forse è uno stimolo in più per la sua corsa alla presidenza della regione. Beh, uno stimolo in più, anche se si chiude, devo dire, una parte insomma importante del mio percorso amministrativo all'interno di questa amministrazione. So che adesso c'è una nuova corsa, ma il distacco ovviamente anche affettivo da coloro che hanno vissuto con me momenti di gioia e di preoccupazione è stato sicuramente forte. Un saluto doveroso ovviamente a tutta la macchina amministrativa, ma il saluto ancor più doveroso a tutte le autorità civili, militari dello Stato, i rappresentanti della Chiesa con le diverse arcidiocesi e ovviamente ai partner che ci hanno accompagnato in questi lunghi anni. Per me sono stati dei punti di riferimento che hanno dato credibilità all'istituzione provincia, che ci hanno aiutato ad andare avanti e soprattutto che sono stati per noi una guida essenziale. Che sia così anche per coloro che andranno a governare da lunedì prossimo questo ente, sapendo di trovare un gioiellino che rappresenta una storia importante di un territorio e soprattutto un ente molto sano. Posso chiamarli in questo momento? Dottoressa Wanda Ferro, qual è il suo carisma, quello che considera essere una parte importante della sua personalità, così amata e seguita, lo possiamo testimoniare? L'ascolto, la capacità di stare con la gente, di saper imparare e capire che da ognuno si può imparare qualcosa, non avere delle barriere e dei preconcetti nei confronti di niente e nessuno, di amare questa terra, ma di farlo con grande semplicità e soprattutto ovviamente con grande passione. Credo che poi a questo si abbinino la grinta, l'orgoglio, la tenacia, ma quello che le donne di Calabria abbiamo da sempre, la testa dura ma un cuore grande, grande, grande.